Oggi prepariamo il pane emaio. È un pane della tradizione calabrese, fatto con i fiori di sambuco, i fiori di maggio, perché il sambuco fiorisce a maggio. Questo pane veniva fatto anticamente. Gli ingredienti sono 250 g di farina di mais, quella della polenta, 500 g di farina 00 e i fiori di sambuco, che sono questi. Sale quanto basta, 100 g di olio evo, un cucchiaio di peperoncino piccante, lievito di birra, se usate il lievito di birra fresco un cubetto da 25 g, se no quello secco 7 g. E un cucchiaino di zucchero. In una ciotola versiamo i 7 g di lievito secco, il cucchiaino di zucchero, un po' di acqua tiepida, e un cucchiaio o due di farina, in modo da fare una cremina. E lo lasciamo attivare, intanto prepariamo l'altra roba. In una ciotola mischiamo la farina bianca 00 con la farina di mais. 250 di mais e 500 di bianca. Miscelliamo bene le due farine, ne teniamo una manciata da parte. È un pane molto profumato perché i fiori di sambuco sono profumatissimi. Ne bastano pochi, come vedete li riconoscete benissimo, questo è il fiore di sambuco. Adesso riprendiamo la nostra ciotola, il lievito che è già bello attivo, un po' di acqua. Il bicchiere dell'olio, i 100 g, un cucchiaio di peperoncino piccante e iniziamo a mescolare. A questo punto aggiungiamo i nostri fiori di sambuco. Il sale, io ne metto due bei pizzichi, sono 20 grammi. Aggiungiamo un altro po' di acqua. Riprendiamo la farina che abbiamo tenuto da parte.
e mettiamo il nostro pane a lievitare. Facciamo lievitare per qualche ora, fino al raddoppio. Sono trascorse 2 ore. Il nostro pane è bello lievito. Lo dividiamo in 3. Diamo le pieghe al pane, così acquista forza. Copriamo con pellicola e lo lasciamo lievitare un'altra oretta. È passata un'ora. Il nostro pane si presenta così. Togliamo la pellicola, incidiamo il pane con un coltello ben affilato, molto delicatamente, in modo da non sgonfiarlo. Abbiamo già acceso il forno e portato a temperatura di 250 gradi. Lo cuoceremo per 20 minuti. Poi abbassiamo la temperatura a 200 gradi e cuociamo per altri 15-20 minuti fino a doratura. Siamo pronti per infornare. Ecco come si presenta il nostro pane. Trascorsi 20 minuti, il nostro pane lo spostiamo a metà forno. Ecco come si presenta. Lo lasciamo per altri 15 minuti. Il nostro pane è bello cotto. Che buon profumo che ha!